Una buona notizia, anche se devo confessare che un po' me l'aspettavo, perché nella richiesta di archiviazione, non so se lei la conosce, c'era più di qualche pecca, diciamo, perché dovevano conciliare il fatto che il cadavere era stato trovato supino con le lesioni che invece si presentavano solo nella parte anteriore del corpo e che il perito della procura aveva detto che si erano originate per una caduta in posizione prona, anche se il nostro perito di parte non era assolutamente d'accordo, perché diceva che una caduta in posizione prona da quell'altezza avrebbe procurato la rottura delle fragili strutture del naso, che invece erano intatte. Io non entro nel discorso, diciamo, di cosa è successo, dico solo che la richiesta di archiviazione per me era surreale.